vado subito ad accoglierla, Mita Medici, insieme a noi questa sera. Signorina, quante borse! Quante borse! Buonasera. Ciao Mita, grazie di essere qua con noi. Mita da dove viene? Qual è la sua origine? Mita viene da Mito. Viene da Mito quando io ho fatto il primo film. L'art director di allora è del film Estate di Paolo Spinola era Piero Gherardi, un grandissimo del cinema italiano, che a un certo punto dice: tu sarai un mito, le cose eccetera, dobbiamo cambiare. Così è Mita, che magari ad un primo ascolto può sembrare strano, no? Ad un primo ascolto uno dice, può sembrare strano, no, ma non solo può sembrare strano, ma io allora lo rifiutavo, perché insomma eravamo verso il 68, giù di lì, quindi tutte le sovrastrutture, tutte le cose che in qualche maniera sembravano mistificazione venivano, no, questo no, quindi io no, non mi chiamo così, non rispondevo quando mi chiamavano così, ma invece adesso lo amo ormai da molto tempo, perché c'è tanta genialità in questa trovata. Come era Piero Gherardi, un genio. E il tuo nome invece è Patrizia. In casa si respirava già un po' lo spettacolo, vero? Beh sì, perché mio padre, Franco Silva, era un attore anche abbastanza conosciuto e molto amato dalle donne perché era bellissimo, fra cinema, le altre teatro. Cose. Cinema, teatro, io ogni tanto lo andavo a trovare. La mamma non era contenta che fosse così amato dalle donne, immagino. Beh, insomma, e poi dalla prima volta che sono andata in teatro con la scuola, sono andata a vedere, e lì anche è stata una folgorazione, il Galileo di Brecht con Boazzelli e la regia di Streller, che mi ha forse segnato per fare questo lavoro. È stato il momento nel quale hai capito che la tua vita avrebbe preso una certa piega. Sono rimasta completamente affascinata. Pronto, buonasera! Anna Maria da Ortona. Allora Anna Maria, veniamo da Mita Medici, andiamo a quale di queste due band musicali? Guardiamole insieme. Le Orme oppure la PFM, la premiata Forneria Marconi? La premiata Forneria Marconi? Dice la PFM, sentiamo se è giusto. Ahi, hanno sguinzagliato i cani. Quella giusta è Le Orme? Ce lo vuoi dire tu perché? Perché loro hanno scritto una canzone che si chiama Mita Mita, di un po' insomma di tempo fa, molto molto carina, che ha avuto successo insomma, e poi di cui vado orgogliosa. Bene. Che chi siamo? Noi io siamo curiosi di sapere come sono arrivati a scrivere una canzone su di te. No, io ero una loro amica, però ho scoperto un po' con il tempo che in qualche modo poi le persone un po' si anche autosuggestionano e comunque per cui mi vedevano un po' così, no? Scendi un po' fra di noi, ma noi invece eravamo sempre molto insieme, si discuteva, si parlava, ci si divertiva, tutto. Però forse viene fuori questo certo. aspetto un po' fiabesco. Ma noi ti abbiamo anche visto al cinema, anche recentemente, ma anche in quegli anni che ci piace celebrare di più qui al Tempo Vola, come per esempio nel 1967. Dove ti vediamo in una pellicola dal titolo Curioso, lasciami dire Curioso. Pronto, c'è una certa Giuliana per te. Sì. Te lo ricordi? E come no? Quello è un cult, come si dice. È la regia di Massimo Franciosa con Gianni Dei, che era il mio partner, insomma, il ragazzo così, Paolo Ferrari, François Prévost. Voi interpretate due giovani che vivono ai tempi del liceo la loro storia d'amore. Del liceo è la prima storia d'amore, in cui io sono, come ero in qualche modo, già libera, molto indipendente, accudita da una zia meravigliosa che era Caterina Boratto e poi... bellissimo, e invece lui era il cocco di mamma, come si dice, per cui vedi che il tempo vola per certe cose, ma le per cose altre, tornano per altre rimane, rimane lì fermo. Era il cocco di mamma, che anzi è anche un po' gelosa, no, del figlio che ha questa storia, che cercano un po' di ostacolare. Lei a un certo punto chiama perché così, e il padre fa: pronto, c'è una certa Giuliana per c'è te. Una certa Giuliana e poi per c'è te? La... Com'è che andava a finire? Andava a finire dopo varie traversie, come naturalmente in tutte le sane storie d'amore. I due ragazzi decidono di partire, di andare via, e si vedono appunto come muoversi sull'autostrada, in cui andiamo, dove andiamo? A Parigi, Lussemburgo, New York, Honolulu, e poi si allarga il campo e sono su uno di quei camion che trasportano macchine,
e loro hanno fatto l'autostop. Esatto. Oh, beh, di autostop parleremo tra poco. Sì. Mi piace l'argomento autostop perché qui torna spesso. Gina, vuoi dire qualcosa? Ah no, hai fatto il gesto dell'autostop. Con attenzione. Al Piper Club, mitico Piper Club di allora, perché il periodo appunto storicamente era un po' magico, insomma, diciamo, quindi, e Bornigia e Crocetta che sono stati, insomma, gli inventori di questo grande garage. Allora, cioè, sai, andavano in Hyde, appunto, la capannina, tutto un po' così, questo enorme garage con luci, musica meravigliosa, che loro andavano a spulciare i gruppi fuori all'estero, inglesi, americani, eccetera. Un bravissimo disc jockey, allora, qui si chiama disc jockey, noi lo chiamavamo quello che mette i dischi, certo, che era molto, certo, più semplice. Farnetti, Beppe Farnetti, un gigante nel suo genere, e dove ci si ritrovava, compresi appunto le orme e tutto il resto, e si ballava, vabbè, in maniera con della musica meravigliosa, ripeto, ma si parlava, perché c'erano degli spazi, ci mettevamo fuori sulle scale, perché noi stavamo costruendo il mondo, lo stavamo rivoluzionando, stavamo cambiando quanti la nostra vita. Quanti incontri, chissà, quanti vabbè, amori. Quanti, vabbè. Io sono entrato di soppiatto nel camerino dove Mita aveva lasciato le sue cose, e tra le cose che ho trovato nel camerino ce n'è una in particolare, che è qui dietro di me, adesso la prendo, sì. Eccola qua, ed è... Ecco, Danni. L'ho preso. L'hai preso. Ed è questo giubbino qua di pelle, che ci ricorda molto Happy Days. Sì. Come mai tanto? Quello è il famoso chiodo, no? È il chiodo che adesso pare di vada in moda, mi pare di capire. Io ce l'ho, quello è un giubbino che pare, qualcuno addirittura, io infatti lo tengo, ormai c'ha 35-36 anni quel giubbino che hai in mano, guarda, è quasi una, pare che sia addirittura appartenuto a James Dean, e me lo regalò, pensa, una mia Gina, amica, no, wow, nel senso, aspetta che Gina sta preparando un libro su James Dean, no. Dico solo questo, ma questo è tutto, si dice, sai quelle si cose, dice, la leggenda metropolitana vuole, ma nessuno ha verificato, tantomeno io, che mi è stato regalato una mia carissima amica di New York, dove io vado spesso, e soprattutto in un certo periodo, quando ho vissuto per 2 anni in America, e da allora lo tengo carissimo, perché lei mi ha detto, questo ti porterà fortuna, sai queste cose, per cui sta lì appeso nell'armadio da tanti anni, adesso l'ho ritirato fuori perché il chiodo, e poi c'ho bisogno di un attimo di fortuna per certe cose che si stanno maturando. Dice che porterà fortuna. E provatelo, sì. Silvio, magari ci sarà una botta di fortuna incredibile. Magari ci sarà un po' grande. Bravissimo, una serie di cose. Proprio... Non è la prima volta che indosso un chiodo, l'ho già fatto a Giorni Felici quando presentavamo Happy Days. Però questo è di James Dean, vuoi essere che diventi bello ci dice, non vorrei fare un... Adesso io faccio tutta la puntata allo stilo, bellissimo. Si gira le mani, che si sta perfetto, ma non me lo chiede. Adesso noi ci proviamo e facciamo finta che tu sia James Dean. Esatto, gioventù bruciata. Alle porte del sole, abbiamo ricordato canzonissima del 73, e questa era la canzone vincitrice. Mita, che ricordo hai di quell'edizione di canzonissima del 73? Bellissimo, tantissimi, troppi, sai, quando... convivi con un gruppo di persone, tra cui Pippo Baudo naturalmente, ma tutti i tecnici, i cantanti che venivano, l'emozione, i fatti, gli ospiti meravigliosi, insomma, io poi veramente ero giovanissima, tutto un rutilare di cose, già avevo fatto tutti i film, avevo vinto i premi, le cose, però mi si rinnova sempre una grande emozione quando io lavoro sia sul palcoscenico teatrale che in televisione, e quindi ne ho... L'emozione della prima puntata, te la ricordi? L'ho rimossa, perché credo che non riuscivo neanche a parlare, anche perché era in fieri, come dire, in costruzione, nonostante avessimo preparato tutto, ma è chiaro che cioè era una televisione veramente... quasi è quasi ancora pionieristica, adesso vorrei dire, tanto in bianco e nero, però tutta in diretta, come oggi, grandissimi professionisti, ma certo un'energia, un entusiasmo, una voglia di, proprio, era una questione d'onore il fatto di fare delle cose grandiose, nonostante non ci fosse grande concorrenza, perché credo che ci fosse
credo, se non vado errata, solo il primo canale. Ciò nonostante, non si risparmiavano energie. Forse c'era il secondo canale. Così, e poi era il periodo dell'austerity, quindi per riuscire anche ad andare in teatro, nonostante noi avessimo ogni tanto dei permessi, ma insomma non era così facile come oggi, che insomma quando ci sono le cose vietate poi entrano tutti. Ma io voglio sapere una cosa, le sigle, perché le sigle di Canzonissima hanno fatto la fortuna di Raffaella Carrà, delle sigle televisive in generale, di Raffaella Carrà, Loretta Goggia, Ed Parisi. Sì, ma anche a ruota libera è un inno. Esatto. E la sigla era in diretta o poi registrata? Come... No, dunque la sigla era registrata, perché sennò ogni sera, anche perché per fare quella sigla dove, non so se ti ricordi, insomma, dove io giro, avevano attrezzato un marchingegno, allora con i potenti mezzi della RAI, ma ancora... diciamo in erba, come certo, si dice, non è che tempi, no? Così tecnologico, era vero, mi avevano messo su un trespolone, tenuto una specie di gru dentro lo studio, con uno che la faceva girare, che io potevo volare da un momento all'altro, proprio assolutamente così, però che poi faceva un grande effetto ed era la ruota che gira che va, però la potevamo fare una volta perché certo, cioè, tutte le settimane poi dovevamo sopravvivere, se non altro. Però che effetto faceva andare... magari in estate quando la stagione era finita e sentire la gente che canticchiava la sigla. Ma tutt'oggi, sai, cioè ogni tanto, perché è veramente una canzone che è una voglia, una gioia di vivere, di condividere del bene comune, perché è carina, io la sto rivalutando, cioè la rivaluto ogni volta che la sento. Allora, siccome io ero Rolling Stones, Beatles, cose, no, perché poi la musica italiana, insomma, non proprio tantissimo, poche cose, poche perle, diciamo. Allora quella mi sembrava una canzoncina, che è sicuramente una canzoncina, però che dice delle cose che forse oggi se la riascoltassimo con un pochino, insomma, ci potrebbe diventare un inno alla voglia di rivivere. Bene. Allora, invece Giovanni ci ha lasciato con un dubbio, quello relativo alla canzone. Un dubbio esistenziale legato alla canzone. Con una canzone che Silvio l'ha indovinata col chiodo, chissà se senza chiodo se secondo la me senza chiodo no. Senza chiodo gli sfugge, no. Secondo sì, me. Sì, perché col chiodo, Silvio, c'è un altro perché. Io raggiungo Mita. Sì. Mita, ma c'è un momento nella tua vita, nella tua adolescenza, nel quale esplode tutto quanto, e arriva addirittura quando avevi appena 15 anni, è vero? Sì. È vero, abbastanza così a mia insaputa, come oggi fa tanto di moda, nel senso, vabbè. E no, andavo a scuola, tutto, eccetera, poi dei miei amici mandarono. Ma che cosa curiosa, guarda. C'era questa cosa di Mistineggio, c'era un giornale che si chiamava Big, che era un giornalone, fra l'altro, enorme. Così, e c'era questa cosa di cui io non sapevo nulla. Però andava avanti perché c'era i lettori, i giovani, i ragazzi, perché veramente era un giornale per ragazzi, di musica, di cose, eccetera, che faceva, c'era come si dice, un'eliminazione, no? Nel tempo dei concorsi. Scrivevano, votavano, ecco, insomma. Sì. Così, insomma, alla fine ero rimasta io. E mi chiamarono le cose, cioè, ma insomma, perché poi piano piano l'avevo saputo, ovviamente, perché qualcuno mi diceva, ma sai, c'è questa cosa, ma chi è stato, che non è stato, insomma... Alla fine avevo vinto, sono andata in America, è stato molto bello, anche se, ti ripeto, ero abbastanza, non me ne è che mi interessasse tanto. Sì, era ancora Patrizia. Quindi la giovane 15 anni Patrizia, esatto. Già si ritrova Miss Teenager. Teenager, di cui non ero, però mi piaceva il fatto che questo mi ha portato a viaggiare, andare in America, Los Angeles, dove ho visto per la prima volta scappando dall'albergo, perché poi naturalmente dovevo vedere tutto, perché io adoro viaggiare. Vidi per la prima volta attaccata a una rete dove sentivo della musica che veniva fuori da un grande campo, i Doors, Jim Morrison, che poi insomma, per cui ecco, quello è stato l'inizio. Hai detto scappando dall'albergo, se tu dici scappando dall'albergo, a me viene in mente il titolo di una tua canzone. Ah sì, ho capito. Qual è? Scappa, esatto. Immagino. Allora, sei venuta con due borse, anzi una borsa e una valigia. Sì, è vero, perché ho una vita piena di cose, di oggetti, di ricordi, di passato e di futuro. Non basta una borsa. No, non basta una borsa, perché questo qui è un, vedi, questa borsa è la Mita. Ah. Vedi che insomma le cose, poi questi nomi,
inventate, diciamo, da un genio come Piero Gherardi. Questo è un po' un prototipo di una borsa, sì, che c'è la firma Vita Medici, che è un, diciamo, un po' per gioco, un po' sul serio, un'altra sfaccettatura delle mie, così, della mia creatività, diciamo, insomma, mi diverte molto. È una... L'hai disegnata tu? L'ho scelta, un po' aiutato a fare, adesso poi va un po' sviluppata, ma è come una shopping bag molto, molto facile da portare, non costa troppo. Per il momento le donne. È un prototipo. Per ora è un prototipo già, insomma, che si sta. Allora. Carino, mi piace. Mita, invece, nella valigia hai nascosto un oggetto. Sì, strano, eh. E questo oggetto l'hai poi portato nel nostro archivio dei ricordi scegliendo lavoro, ferite, sentimenti o gioco, svago, come dir si voglia. Diciamo svago, ma che poi, insomma, vedremo. Può essere trasversale, vedremo, come trasversale. Spesso succede. Allora, andiamo a scoprire nel settore dello svago, del gioco, qual è l'oggetto che Mita ci ha portato. È una cosa molto strana, devo dire, perché non so cosa sia, vado a prenderla. Adesso... Allora, scegliamo. Cos'è? Quella è una cosa della natura, intanto, perché potrebbe essere una pietra calcarea, potrebbe essere... un antichissimo pesce, forse, che poi alla fine è diventato così, raccolto sulla spiaggia di una delle isole Los Roques, sai, insomma, tristemente famose, ma devo dire, per fortuna, no? Ma è il curioso, perché è che io tengo da un po' di tempo, perché mi ricorda una maschera, intanto, e quindi il teatro, vedi, la maschera, è no? Vero, è un po' una maschera di Pulcinella, potrebbe, anzi, Balanzone, non so. Quindi l'attrice non ha resistito al fascino. Non della ho resistito. Maschera. In più è stato un viaggio meraviglioso che mi è stato regalato da un amore, bello, importante, poi insomma è rimasto questo, quindi, l'amore. Quindi c'era un misto anche di sentimenti, c'era un misto di lavoro, esatto, lavoro, c'era un misto di svago, c'erano tutti, insomma, esatto. C'è anche una ferita in mezzo, perché un anche pochino, lo slogan, sì, guarda, anche la località è tristemente nota, beh, quindi insomma, però c'erano è bellissima, tutti qua. Guarda, oddio, io lo sapevo, perché non trovavo... Cos'è? Adesso non so, però perché sta squillando, ma non lo trovavo. Non c'è problema, noi dobbiamo solo svelare il collegamento tra la quarta e la quinta tappa. Venivamo da Fatti Bravo, andavamo alla Bambola perché, beh, ovviamente perché è il successo, uno dei successi più grandi di Fatti Bravo, del 1968, amico, è proprio la Bambola. Grazie Mita di essere stata con grazie noi. Grazie a voi, con questo gioioso din din. Ci salutiamo. Saluto, spero ci vederci presto. Il arrivederci. Tempo vola, ciao. Torna domani. Grazie a tutti. Grazie a voi.